Buonasera Daniele Emanuele, benvenuti alla 20ª puntata in stagione di calcio di rigore. Per la prima volta ieri siamo andati in diretta con il calcio locale qui su Rete 8 VGA Tele Rimini, contemporaneamente anche in streaming. Abbiamo seguito l'incontro di calcio di prima categoria Girone H Romagna tra Nova Feltria e Granata. Prima di iniziare vado a presentare chi mi affiancherà nella conduzione. Do la buona serata alla nostra Veronica Lisotti. Ciao Veri. Ciao Daniele, bentrovati a tutti voi amanti del calcio dilettantistico. E allora torniamo proprio a parlarne partendo come sempre dall'Eccellenza, dove andremo a vedere quelle che sono le immagini relative al match tra Rimini e Real San Lazzaro. Ci sposteremo poi in promozione Girone D, dove vedremo invece gli highlights relativi a Russi, Ronco Edelweiss e poi San Pietro in Vincoli, Gatteo. Faremo quest'oggi un piccolo salto, ma poi scoprirete anche perché sarà un salto più grande, in promozione Girone A Marche, dove vedremo il Gabice Gradara che agguanta questo punto in extremis ai danni del Belvedere. E come sempre poi concluderemo con la prima categoria Girone H e in particolar modo con la vittoria del Vis Nova Feltria ai danni del appunto Granata. Come sempre per interagire con noi 333 60 94 299 tramite SMS o tramite WhatsApp. Ricordiamo la nostra pagina Facebook calciodirigore.official con aggiornamenti in tempo reale. E poi per chi di voi volesse rivedere noi e i nostri ospiti, ovviamente vi invitiamo a visitare il portale www.romagnasport.com. E allora direi Daniele, noi siamo pronti, abbiamo il nostro opinionista che questa sera è super carico, super sorridente, chissà come mai. Stanno arrivando anche delle prime domande per lui, ma noi non lo presentiamo neanche, andiamo avanti. Lo dobbiamo presentare. Un nostro tris di ospiti. Giacomo Alpini, buonasera Giacomo. Ciao a tutti, ciao. Andiamo a salutare, lo ritroviamo con piacere a distanza di un anno, il dirigente della Polisportiva Stella, Marcello Candido. Ciao Marcello. Salve, buonasera a tutti. Qui invece diamo il benvenuto nei nostri studi al difensore del Cervia, Giuseppe Catalano. Ciao Giuseppe. Buonasera. E anche lui, per la prima volta nei nostri studi, il direttore generale Fausto Rossini, direttore generale del Ilario Barbara Lorenzini, giusto? Corregge Ilario Lorenzini, Barbara. Ecco. Ok, iniziamo bene. Vediamo se ha capito Giacomo. Buonasera a tutti. Barbara, Ilario Lorenzini. Ha detto bene, direttore? Barbara e paese, Ilario Lorenzini. Barbara Calcio per gli amici. Non ce la faremo mai, okay. Inutile. Tanto abbiamo Barbara capito. Calcio. Ecco, Barbara Calcio facevo prima. Fausto, raccontaci un attimo di questa realtà. Noi ovviamente chiediamo sempre a Veronica, lei ci risponde, però siamo curiosi. Questa sera abbiamo te qui in ospite, quindi ci fa piacere. Barbara, innanzitutto, il nome particolare di questa squadra, il quartiere, se non sbaglio, di Ancona. Raccontaci un po' qualcosa. No, allora, noi siamo un comune. Innanzitutto ci teniamo a dirlo perché nonostante che siamo 1400 scarsi anime, diciamo, siamo in provincia di Ancona, un paesino in collina che distiamo 20 km da Senigallia e 20 km da Jesi, questa è la nostra posizione. Okay. Il calcio per noi a livello di sport è tutto, non abbiamo altre realtà nel paese nostro, però da un po' di anni stiamo facendo sempre bene, sempre di più. Abbiamo una squadra composta per quest'anno da pochi ragazzi di Barbara, perché immaginate, siamo 1400, certo. Non abbiamo un settore giovanile nostro, ma 3 anni fa, l'anno che siamo saliti in promozione, primo anno di promozione, su 20 ragazzi avevamo 10 ragazzi di Barbara, di cui 7 giocavano titolari. E questa è stata la soddisfazione più grossa per noi che stiamo dietro a questa realtà. Assolutamente. Complimenti. Quest'anno le cose ci erano abbastanza bene, per il momento non diciamo niente perché... Tocchiamo ferro. Sì, e il nostro era l'obiettivo di fare una buona annata perché quest'anno festeggeremo 50 anni della fondazione del Barbara, che è del 1967. Grazie. Quindi avete l'età di Giacomo, lo possiamo dire in diretta. Giacomo non l'aveva mai detto, però lo diciamo in diretta. Fausto, è una bellissima realtà, intanto complimenti, tra poco preparati per le domande che ti farà Veronica perché cercheremo di capire anche meglio non solo voi ma anche il Gabici per quel che concerne il campionato di promozione marchigiana. Giuseppe, sentivamo adesso la felicità di Fausto, invece tu arrivi da un dispiacere, ieri non se lo aspettava nessuno che il Cervia potesse perdere in casa contro il Bellaria a distanza di una settimana dopo la bella prestazione che avete fatto contro i Rimini, cosa è successo? Abbiamo creato poco e... dovevamo fare tutt'altra partita, dovevamo chiuderli, pressarli alti, invece li abbiamo aspettati. Purtroppo per qualche disattenzione anche da parte mia, soprattutto dietro, abbiamo preso gol e è stata in discesa quasi da subito. Poi l'abbiamo rimessa in pari dopo 2 minuti e al 90esimo c'è stato il calcio di rigore che ci ha tagliato le gambe.
quindi hai fatto felice Giacomo contemporaneamente. Tu non te ne sei reso conto, ma hai reso felice una persona, l'unico tifoso al mondo. Lui stava gufando, immagino. Però grande, grande onestà da parte tua. Sì. Marcello, questi sono i ragazzi che ti piacciono a te. La Polisportiva Stella quest'anno sta facendo il suo primo campionato in promozione, e che campionato, aggiungo io, perché con la vittoria di ieri siete ampiamente sopra la zona retrocessione, quindi un campionato a metà classifica. Sì, siamo moderatamente soddisfatti per ora. Certo, come prima esperienza noi andiamo con i piedi di piombo, perché abbiamo sì fatto un girone d'andata, abbiamo incontrato tutte le squadre, adesso comincia il girone di ritorno, però io, secondo me il difficile comincia adesso, non bisogna abbassare la guardia, perché sì, siamo arrivati a 30 punti sopra la zona, secondo le previsioni ci vorrebbero altri 10 punti per essere sui 40 punti, per sentirsi tranquilli, però mancano 10 partite, speriamo in 10 partite di fare 10 punti. Va bene, tocchiamo ferro come Fausto anche per te, va bene. A lui non lo sentiamo neanche, perché contento, ci basta il suo sorriso stasera. Andiamo a vedere i risultati classifica con la nostra sì. Veronica, prego. Sì, allora, 26esima giornata, questi i risultati. Progresso Castrocaro 1-2, spugna infatti Castrocaro il campo di Castelmaggiore, 84esimo decide Battistini. Cervia Bellari Giamarina 1-2, Argentana Classe 0-1, il Corticella ferma la Marignanese in casa sullo 0-0, pareggio d'occhiali anche fra Sasso Marconi e Faenza, Olmedo alla Faro 1-3 in questa sfida tra bassa classifica, e poi il derby viene deciso da Savioli fra Savignanese e Fia Riccioni al 59esimo 0-1. Sant'Agostino che stoppa il Massa Lombardo sull'1-1, Rimini Real San Lazzaro 2-0 e Gran Amica San Pierano 2-0. Vogliamo dire qualcosa relativamente poi a Sport Up, proprio riguardo al Rimini, Daniele? Sì, proprio questa sera avremo il patron del Rimini Calcio, Giorgio Grassi, quindi rimanete sintonizzati qui su IGA Tele Rimini, tutto in Sport Up a partire dalle ore 20:45. Prego. Gare da recuperare, San Pierana Progresso, Olmedo alla Fioriccione e Faro Gran Amica. Detto questo, vediamo quella che è la graduatoria con il Rimini che troneggia 64 punti a ben più 11 lunghezze dal Sasso Marconi a 53 punti. Rimini che mantiene comunque il primato in attacco, 57 le reti fatte e solo 13 quelle incassate. E abbiamo poi il Classe e Castrocaro che si fanno sotto 48 punti e Castrocaro 46. Sale la Fiariccione, scende la Savignanese, poi nella parte bassa della classifica troviamo invece Corticella, Sempierana e Faro, il nostro Cervia, del nostro ospite, Olmedola e Bellari e Gea Marina. Bene, allora iniziamo ad analizzare con Giacomo un po' il punto della situazione. Intanto ti leggo questo messaggio. Salve, ieri ero a Cervia e ho avuto l'ennesima conferma che a questo gruppo basterebbe poco per salvarsi. Vorrei chiedere a Giacomo perché la società, intesa come Bellaria, non riesce a trovare un paio di giocatori con esperienza da inserire nell'organico e puntare al mantenimento della categoria. Un vero peccato perderla, ma che senso ha allenarsi al pomeriggio perdendo così l'occasione di portare in squadra giocatori liberi che magari di giorno lavorano? Saluti e complimenti per la trasmissione. Davide, il primo e unico tifoso di Giacomo. Hai capito? Anche i tifosi. Grazie, ringrazio. Sintetizza, telegrafico. Vai. Grazie Davide per le belle parole. Ecco, poi, ci basta così, grazie. Andiamo a sentire Giuseppe adesso, prego, dai, vai. No, vai. Sicuramente il fattore di allenarsi al pomeriggio invece che alla sera aveva già creato dei problemi, e già in passato avevamo affrontato leggermente il discorso. Ci sono vari fattori, ci sono dei fattori che riguardavano prima l'allenatore Mosconi, che aveva richiesto questo cambiamento, infatti con Lepri si allenavano tutte le 7 di sera. Adesso spero che si riguardi ancora qualcosina e cambi questo orario, perché effettivamente so che ci sono delle trattative che non sono andate in porto anche per questo fattore. Ma non è l'unico che purtroppo esternamente la piazza di Bellaria negli ultimi anni non ha più questa attrattiva verso alcuni giocatori, quindi molti cercano alcune garanzie di tutti i tipi, che possono essere a livello tecnico ma anche a livello economico. Io spero che la società faccia veramente uno sforzo. So che è in trattativa per 2 giocatori che dovrebbero concludere in settimana, lo spero proprio perché ieri veramente è stata una vittoria di cuore. Hanno giocato un ragazzo del 2000
che non ha demeritato, anzi si è messo bene in mostra, e un portiere che non aveva mai giocato. Quindi veramente un grazie a questi ragazzi che stanno mettendo tutto quello che hanno, e spero che la società possa dire altrettanto, quindi ringraziarvi per uno sforzo, spero, imminente. Giuseppe, la sconfitta di ieri porta una classifica deficitaria, guardandola questa sera, 3 punti di lunghezza proprio sulla coppia Bellaria e Old Merdola. Allora, il Cervia domenica sarà attesa un'altra sfida delicata, da dove bisogna ripartire per non ripetere gli errori di ieri? Sicuramente la mentalità deve essere diversa, più aggressivi, ci vuole quella cattiveria che deve avere una squadra che si vuole salvare. Noi purtroppo domenica non l'abbiamo avuta, e quelli del Bellaria ci hanno dimostrato che in vantaggio di un gol buttavano via la palla perché non volevano prendere il pareggio. E dobbiamo avere anche noi quella mentalità lì, magari cercare il vantaggio subito, poi ci chiudiamo, e quando la squadra avversaria si sbilancia di cercare di ripartire in contropiede. Senti, avevate affrontato, sia qui vediamo le immagini di repertorio nella partita d'andata che nella partita di ritorno, dove eri anche tu protagonista, e il Rimini davvero con un atteggiamento tattico quasi perfetto. Ti chiedo, cosa è mancato ieri oltre al fattore mentale per non ripetere la stessa prestazione con il Rimini? Secondo te solo una casualità? Avete sottovalutato l'avversario? Dove sta l'errore più grande? No, sottovalutare non penso, perché eravamo tutti concentrati, semplicemente non abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister. Il mister ci aveva chiesto di pressarli alti, di essere aggressivi, noi purtroppo li abbiamo aspettati ed è finita così. Domenica a San Piero in bagno, bisogna giocarsi tutto per tutto perché è una sfida delicata, e San Piero è leggermente più sopra rispetto a voi. Bellaria è con San Piero. Scusami, noi Argentana. Argentana, scusami, sì, con sì. Argentana. Ah, con l'Argentana anche ogni partita purtroppo è una finale per noi adesso, e dobbiamo strappare punti a chiunque ci venga di fronte. È un campo molto difficile, tra l'altro ha fatto fatica anche il Rimini che ci ha pareggiato. È una squadra molto fisica e dura, quindi bisogna metterla su quel piano lì. Hai una bellissima storia alle spalle, ce la raccontava prima a telecamere spente il nostro Giacomo, ci raccontava lui che all'andata con i Rimini per l'appunto non c'eri, perché la notizia più bella, un arrivo, un bebè, no? Sì, è nata mia figlia il 1° giugno del 2015, io giocavo a Imola e ho dovuto smettere perché ho cercato lavoro per avere qualcosa di più sicuro, quindi dopo un po' che ho lavorato mi è ritornata quella voglia di giocare, e lavora con me Severi, che è il difensore lì del Cervia. Parlando con lui ho saputo che avevamo bisogno, allora ho fatto domanda, diciamo, e mi hanno preso. Beh, direi un'ottima motivazione, Daniele. Bisognerebbe fargli un applauso. Anche io e te facciamo calcio di rigore per mantenere il nostro figlio. Questa è la verità, noi non volevamo dire. Però qui fammi stuzzicare. Tipo verità. Bravo. Ecco. Mentre chiediamo al regista di mandare il prossimo turno, qui Marcello ti voglio interpellare a te, perché tu più di tutti vivi i tuoi ragazzi a 360 gradi. Quando ti ritrovi un ragazzo che ha fatto questa scelta, cosa puoi aggiungere tu? Da elogiare uno che è così. Tutto anche nella nostra squadra. Nella nostra squadra ci sono ragazzi che hanno fatto delle scelte precise. Se qualcuno che magari, chi per motivi di lavoro poteva aspirare a altri palcoscenici, certo. Il portiere per esempio Temeroli ha giocato in Serie B nel Rimini, è tornato, diciamo, dove era partito, più che altro perché per affetto verso la società e anche per motivi contingenti, lavora alla SGR, è uno che vive la realtà, non aveva bisogno di andare in giro a cercare qualcosa. Altri ragazzi lo stesso, hanno fatto delle scelte precise, hanno scelto più che altro il gruppo piuttosto che la squadra, e questo è molto importante, perché io credo che spesso e volentieri io seguo il mio campionato e vedo delle squadre che sono attrezzate oltre ogni misura a livello tecnico, però poi si perdono. Qualcuno le ho viste anche dietro di noi, per dire. Sì. Per questo vuol dire che non è determinante la qualità tecnica, bisogna combinarla con il gruppo che si crea nello spogliatoio. Eh sì, mi trovi d'accordo Marcello. Andiamo a vedere adesso l'ultimo turno di promozione, cambiamo campionato con il nostro Stefano Papini che ci aiuta lui dalla regia. Andiamo a vedere appunto quello che è successo, risultati e classifica. Eccoci qua, 24esima giornata, cade sotto i colpi del Bacchia Cesenatico Reda 0-2.
Tropical Corriano, Diegaro 0-1, Calcio Cotignola, Fossoghiaia 1-1, Savarna Gambettola 0-3, Rotondo Poker per il San Pietro in Vincoli e i Danni del Gatteo 4-0, Calcio del Duca, Giovane Cattolica 3-1, quindi davvero il Calcio del Duca fa la voce grossa fra due squadre in zona playoff. Torconca, Realdo Badola 0-1, decide il colpo di Oliva. Russi, Ronco, Edelweiss. Ronco frena il Russi sul 3-3 e poi Stella, Valesavio 1-0. Vediamo anche la classifica, ricordando che il capocannoniere del girone, Dennis Vali del Reda, con 15 gol. Troviamo sempre in prima posizione il Diegaro con 57 punti, la migliore difesa con solo 12 palloni raccolti in fondo al sacco. Seguita anche qui, davvero le lunghezze cominciano ad essere importanti, a 11 punti, 46 il Russi. Calcio del Duca 45, che vanta il miglior attacco, 42 i centri messi a segno sino adesso. Resta in zona playoff la Giovane Cattolica 44, il Reda zona playoff con 41, la nostra stella del nostro amico Marcello ha 30 punti, poi troviamo Tropical Coriano 27, a chiudere Realdo Vadolo in zona rossa, Valesavio, Fossoghiaia 12 punti. Eh sì, questa era dunque la classifica dopo l'ultimo turno, qui abbiamo due servizi da vedere, io direi Veronica di iniziare con il primo, cosa andiamo a vedere? Allora andiamo a vedere quello che è successo fra Russi e Ronco Edelweiss. Pazzesco 3-3 lo stato buccio di Russi, dove si affrontano due squadre che giocano a viso aperto. Venturelli da ex dimostra per il Ronco di avere il dente avvelenato, mentre Fabio Babini, partito dalla panchina, risulterà ai fini del risultato ancora una volta uomo fondamentale per gli schemi di Dardozzi. A primo a fondo gli ospiti in maglia rossa vanno a bersaglio. Zoli abbatte in aria o forse fuori l'ex Sant'Arcangelo Casieri. Per il direttore irremovibile trattasi di penalty. Dagli 11 metri Spadaro apre le danze, una partita che si preannuncia spettacolare. Passano 10 minuti e sulla fascia destra fuori Livesi cambia marcia, alza la testa per servire dall'altra parte Venturelli, pallone a terra, geometria a portata di mano e destro al giro a cercare l'angolino basso dove Casadio nulla può. Gol d'autore. I russi reagisce dalla bandierina, ma la conclusione a botta sicura a due passi di Giordani viene murata incredibilmente da Delai. Gol mangiato, gol subito. L'asse Follivesi-Venturelli funziona perfettamente ed ecco che l'esterno fornisce all'attaccante il pallone del tris. Venturelli in aria ha il tempo di girarsi e infilare nuovamente Casadio. Sembrerebbe gradito a questo punto un ritorno in anticipo negli spogliatoi per i falchetti che tuttavia non demordono. Tunnel di Fabbri ribatte la difesa avversaria ma Ravaioli viene murato in coda. Ma proprio dalla bandierina parte la risalita dei russi, con lo stesso Ravaioli coglie il pallone vincente per riaprire i giochi. Nella ripresa tutt'altro Russi, qui in corsa magari di testa spedisce alto, ma tra i magari e la realtà c'è di mezzo Ibricic, tocco sotto cercato ma nulla di fatto, con l'azione che prosegue portando Giordani alla conclusione dalla distanza che sfiora il bersaglio. Il Ronco Edwards Forlì dov'è a questo punto? Se è vero che esiste una collaborazione con l'Empoli, la squadra di Mazzanti esegue un contropiede degno del nome di Sarri e Giampaolo. Magistrale la ripartenza dei rossi, pallone preso all'avversario ripartendo dalla propria area di rigore prima che Casadio con l'aiuto di Dio chiuda la propria casa chiamata a porta. Gol preso, traversione della destra di Fabbri e mister Fabio Babini, appena entrato in spaccata, segna i 2-3 che tiene incollati gli spettatori e i seggiolini del Bucci. Ma per far sì che la rimonta diventi epica, bisogna tramutarla in realtà ed ecco che l'ingenuità del nuovo entrato Schover provoca il rigore per i falchetti. Dagli 11 metri esprime piena felicità mister Fabio Babini, doppietta personale nonostante la pancetta che ricorda Marcello Salas, un giocatore così, caro Dardozzi, occorre farlo sempre giocare. Povero. Allora, Babini lo facciamo sempre giocare, se no? Sempre, sempre. È diventato il tuo idolo. Sì. Scriviamo ad Dardozzi, allora. Scriviamo ad Dardozzi. Ti piace? Sì, sì, sì. Tra l'altro ho saputo che è milanista. Non so se è vero o meno, però come te. Allora mi piacerebbe. L'ho conquistato praticamente. Allora, ti faccio ancora rimanere seduto e bello incollato alla tua poltroncina, perché adesso andiamo a vedere quello che è successo nella partita tra San Pietro e Gattè. Servizio. San Pietro ha due volti, bello e sorprendente due settimane prima, brutto nell'ultimo turno di campionato, prima del poker rifilato a Gatteo, che dimentica l'ottimo inizio di campionato e torna alle proprie origini, anche se la squadra giallorossa con l'ex Cattolica La Pia va subito al tiro, ma i piedi di un difensore non possono essere paragonati a quelli di un attaccante, ed ecco che dall'altra parte Leoni innesca Baiardi che sul filo del fuorigioco infila l'estremo ospite, facendo esplodere di gioia lo stadio locale. Ma La Pia, che vuole dimostrare che intanto difensore non è, ci prende gusto quando a calcio piazzato c'entra il palo. Casadio dall'altra parte chiama Guerra a rifugiarsi in corner, mentre Baldinotti qualche minuto più tardi mette a lato. Intiri dall'altra parte cerca di rendersi utile, ma non è efficace, prima che Leoni respinga il suo secondo tentativo. In finale di tempo, Migliaccio viene frenato da Bacci, palla che termina dei piedi Spanessi che spreca l'occasione del raddoppio.
Nella ripresa la Pia risponde a Migliaccio deviando la sua conclusione, mentre l'occasionissima per il Gatteo scatta proprio al minuto 19, quando Pasculli si lascia neutralizzare il tiro da Sassi. Dalla bandierina Vaffoni mette alto. Guerra non si arrende, ma poco ci manca quando fornisce a Genuario l'assist del raddoppio che l'attaccante non coglie, ma Migliaccio sì, quando da calcio piazzato sfrutta la deviazione della barriera ospite centrando il raddoppio. Passano 120 secondi e il San Pietro cala i tris. Respinta corta di La Pia, palla a Fabri che al volo mette in rete la sfera. Ci sarebbero le prove anche per il poker. Genuario, lanciato sul filo del fuorigioco, non coglie l'attimo. Lo coglie in pieno recupero quando Barzan serve il compagno che in girata mette i titoli di coda al match. 4-0 e San Pietro che torna a sorridere, mentre per il Gatteo è notte fonda. Ebbene, continuano ad arrivare tanti messaggi, anche dai più piccolini. Ci scrive praticamente Leo da Nuova Firenze che ci dice: ieri era il mio compleanno, mi fate gli auguri in diretta, lì li facciamo a Leonardo. Assolutamente, sì, Leonardo, tantissimi auguri. Poi c'è anche la Vale che ci saluta, tra l'altro una tua fan, Daniele, quindi mandali un bacio. No, no, adesso non esageriamo, in diretta non si possono fare certe cose, però, magari le facciamo dopo nel camerino, non c'è problema. va bene, allora salutiamo Leonardo e anche Sharon, perché ha una sorella, quindi Leonardo e Sharon, li salutiamo. Allora, Marcello, qui voglio te. Abbiamo visto il San Pietro, abbiamo visto il Russi che per un tempo, gran parte del girone d'andata, ha dominato il proprio campionato. Voi l'avete affrontato, tra l'altro mi raccontavi sempre a telecamere spente che avete perso una partita giocata comunque bene su un campo difficile. Adesso 2-0, quanto avete perso? 1-0? 1-0. Cosa mi puoi raccontare di questo campionato? Le difficoltà soprattutto per una neopromossa? Le difficoltà sono i rispettivi organici che si sconfrontano. È ovvio, noi facciamo con le nostre risorse, abbiamo fortunatamente un settore giovanile che ci permette, in caso di incidenti, infortuni o defezioni, come è successo ultimamente per ragazzi che da noi praticamente non prendono una lira nessuno, che lo sappiano tutti. Lira no, pro euro sì. Generalmente girano orecchiette. Ecco, bravo, questo è vero. Questo è vero. Guarda, queste immagini te le ricordi, però queste sono immagini di repertorio. Noi eravamo lì, col San Pietro. Forse è la partita che proprio non dovevamo riprendere. dimmi, continua, prego. Quelle azzurre siamo noi. Ecco, bravo. per cui il problema è questo, che bisogna tenere sempre la guardia molto alta, ossia ci sono squadre che sono attrezzate in maniera soddisfacente, qualcuna che è partita forte tipo i Russi e adesso sta perdendo qualche colpo, mentre invece il Diegaro che era partito lentamente, oltretutto nel ritorno del campionato, della campagna di acquisti, ha provveduto ancora di più a rinforzare certo. Gente come Niccolini, che giocava in Serie D, un'eccellenza, quindi praticamente ha fatto quel salto di qualità, perché anche quando l'abbiamo incontrato il Diego, all'andata in casa 0-0, non ha fatto niente. La seconda di ritorno abbiamo giocato a Diego, mi ha fatto 1-1, dicevamo 1-0. Però voglio dire, si è già vista la differenza. Abbiamo tenuto testa alla capolista in tutte e due le occasioni. Questa si può considerare la soddisfazione più grande a livello di risultato ottenuto dalla tua squadra? Beh, vedi, noi praticamente non abbiamo mai preso delle gran batoste. Noi le partite vinciamo 1-0, 2-0, perdiamo 1-0, 0-0, 1-1. Forse il nostro punto di forza è la difesa a un certo campo. Davanti abbiamo due o tre ragazzi che sono importanti, tipo Bucai che è terzo nella classifica dei cannonieri, ha tirato un suo rigore praticamente, con 12 reti. Un grande giocatore. Angelini, Luca, De Martino che è ritornato in dicembre. E poi attingiamo dal settore giovanile quando abbiamo necessità. Domenica il mister convocato uno juniores che è Ballanti Jacopo, 98, perché Bocai era assente per motivi di famiglia, era andato in Albania, quindi abbiamo questa possibilità, forse alcune squadre non hanno, perché oltretutto la juniores regionale sta facendo un ottimo campionato, che dove siamo terzi in classifica dietro alla FIA Savignanese. Davvero un serbatoio di talenti. Del posto, prodotti in strada. Quindi
prodotti non sa, niente orecchiette, qui solo piada eccetera. Va bene, allora andiamo a vedere il prossimo turno, perché prima di andare in pubblicità voglio fare una domanda sia a Fausto che a Giuseppe. Fausto, prima Marcello sottolineava il gruppo, la vera forza di questo campionato, loro per la prima volta stanno facendo la promozione. Tu prima hai sottolineato che a Barbara ci sono 6-7 giocatori, mi pare, delle altre annate, per il resto siete dovuti andare a cercare giocatori di fuori. Ma quanto è importante il gruppo in questa stagione, visto che siete primi in classifica? Ma io penso senza gruppo non si può neanche far calcio, quasi. Poi per essere davanti, se non c'è il gruppo, non c'è. Puoi prendere anche i migliori 20 di tutto il girone, se non c'è un po' di affiatamento, cioè di voglia di combattere tutti insieme, non si riuscirà mai a fare niente. Noi abbiamo un gruppo da sempre. Cioè, il nostro è un ambiente familiare, quindi chi viene a giocare con noi sposa soprattutto quel discorso lì. Se uno va a cercare il grande rimborso, non viene a giocare con noi, perché non siamo nelle possibilità di poter, anche se un piccolo rimborso lo diamo a tutti i ragazzi, anche il piccolino, che magari perché che poco, ci sembra una poco. Roba giusta, però non possiamo magari puntare su giocatori che pretendono tanti soldi, quindi. Però ecco, la forza del gruppo per me, che vivo da 18 anni questa situazione in prima persona, ti posso dire che è tutto, è veramente la cosa principale. Molti magari non ci pensano a questo, fortunatamente. Giuseppe, ti cambio leggermente la domanda: può essere la forza del gruppo a poter salvare il Cervi in questa stagione? Secondo me è l'unica cosa che ci può salvare, perché a livello tecnico siamo una buona squadra, non siamo né scarsi né eccellenti, però dentro lo spogliatoio siamo un buon gruppo, un ottimo gruppo, solo che purtroppo non vengono i risultati. Magari facciamo la prestazione, ma il risultato non arriva. E questo è già qualcosa, perché comunque sapere che comunque già i giocatori in primis ci credono, sanno di avere un'ottima squadra. Sì, è un fattore importante, assolutamente. Va bene, noi ci fermiamo proprio un minuto e mezzo dando la linea alla pubblicità, poi rientriamo su Veronica, tutto sulla promozione marchigiana. Pubblicità. Sì, sto entrando da Oliviero. La città dell'abbigliamento, qui c'è tutto. Sì, sono settore abiti eleganti. Diglielo a tua moglie, c'è anche settore abbigliamento femminile, elegante, sportivo, bellissimo. Mi chiedi se ci sono gli abiti da sposa. Ma qui è una città degli abiti da sposa, una città degli abiti da sposa. Tu pensa, che ce ne sono più di 1000. Non solo, ci sono anche le bomboniere. Una volta Oliviero era is beautiful, oggi Oliviero è in champion. Oliviero.it, la città dello shopping. Montefeltro, vedute rinascimentali. Venite a scoprire la bellezza che ha incantato e rapito i grandi maestri del Rinascimento. Oleificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie che, unite alla passione, l'esperienza e l'amore, danno vita ad un prodotto straordinario. Extra Eco, l'olio buono, è di casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita che nutre e previene. Oleificio Pasquinoni, nuova sede, ma vecchie tradizioni. Mo sorbole, mo socme, mo ciò! Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Provi i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Tien botta è il nostro motto e da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Sono Fabio Giancarlo, titolare della ditta IGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, griglie a petrolamica e anche cuoci piade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Romagnasport.com, il portale dello sportivo romagnolo, dove trovare tutto, ma proprio tutto, sul calcio dilettantistico, anche femminile. L'unico sito con tutti i risultati in tempo reale fino alle categorie minori. Le classifiche live, i commenti delle gare, le foto e le sintesi video degli incontri. E se vuoi, puoi interagire anche tu.
Registrati e verrai abilitato ad inserire il risultato in tempo reale della tua squadra. romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Ebbene, chiedono da casa se Paolo Recepute ha qualche merito. Ci scrive Mirella, che salutiamo. Saluto Mirella, sì, Paolo ha avuto... ha veramente cercato di creare quello che abbiamo detto fino adesso, compattare il gruppo. Nella prima partita purtroppo aveva preso la squadra dopo due giorni, ma già ieri si è visto qualcosa di importante. Ieri c'è stata questa vittoria di cuore e gran merito è anche suo. Benissimo, allora Daniele, direi che passiamo al di là del fiume Tavolo, dove andiamo a vedere quello che è successo nella 19ª giornata del campionato promozione Girone A Marche, dove troviamo Valfoglia Atletico Alma 0-2, Gabice Gradara Belvedere 1-1. Un punto importante per quanto riguarda l'Audax Piobbio, che danni della Nuova Real Metauro 1-1. Colpo gobbo invece dalla Passa Tempese, danni dell'Olimpia Marzocca 2-0. Lo scontro diretto fra Laurentino e Simana termina sull'1-2. Carla la Cinquina, Lario Lorenzini e Darni della Vigor Castelfidardo 5-0. I derby tra i cugini di Senigallia, FC Senigallia e Vigor Senigallia termina con un gol per parte e poi troviamo Moie Vallesina Villa Musone 1-0. Diamo lo sguardo anche alla classifica ricordando che Audax Piobico e Vigor Castelfidardo è una di quelle gare da recuperare e troviamo sempre in vetta per 7 giornate consecutive Ilario Lorenzini con ben 44 punti, 23 quelli realizzati in trasferta, 21 in casa, 44 punti, migliore difesa direi 34 insieme ad Atletico Alma che è sempre in zona playoff a quota 38 e Olimpia Marzocca a quota 32. Troviamo anche tra l'altro migliore attacco, quindi 34 punti, e la migliore difesa 16 punti e 16 gol insieme al Moie Vallesina. Il FC Senigallia che entra in zona playoff con 30 punti, poi Vigor Senigallia, Passa Tempese, sale Losimana, Nuova Real Metauro, scende il Villa Musone 23 punti, poi rimane invariata invece la parte bassa della classifica con il Gabice Gradara che conquista solamente un punto e quindi rimane sempre in zona play-out, però arriva a 20 punti. Per quanto riguarda il nostro ospite, Ilario Lorenzini, che vanta la migliore differenza reti e il minor numero di sconfitte, infatti solamente una. E allora, prima di interrogare, tra virgolette, il nostro ospite, andiamo a vedere quello appunto che è successo allo stadio Maggi ieri tra Gabice Gradara e Belvedere. Alla ricerca di maggiore concretezza per risalire la corrente, Gabice Gradara al Maggi strappa in extra time un punto alla diretta concorrente Belvedere. Rossoverdi rimaneggiati per i padroni di casa in maglia gialla out Grieco, Facondini e Palazzi, modulo specchio 4-4-2 per entrambe le compagini. Partita non bella sul profilo tattico, 5 cartellini gialli per due squadre che si affrontano a viso aperto. Pronti via e gli adriatici reclamano per questo fallo su Muratori lanciato a rete di ritorno di gara soprassiede. Sesto minuto acuto degli anconetani con l'imboccata di Onura inseguito da Fabri che calcia però contro l'esterno della rete. Risponde Gabice Gradara con Costa che chiude bene il triangolo e costringe alla messa a terra Buriani. Minuto sedicesimo e va Rossi a cercare fortuna con un destro al volo che taglia però tutta l'area. Ancora rosso-blu pericoloso al 27esimo dal limite, il sinistro di Arduini è tenuto sotto osservazione dall'uno ospite. Il Belvedere non resta a guardare, al 33esimo è tempo di aggiornare il tabellino marcatori con Pistelli che indirizza il piatto in rete. I padroni di casa si affidano al traghettatore Muratori al 38esimo che non riesce però a condurre la sfera nell'angolino basso sprecando così un'ottima chance. Provano allora gli anconetani a fare la voce grossa al 40esimo ma Broccoli abbassa il tono senza problemi. Nel finale di primo tempo c'è ancora spazio per il sinistro di Arduini che non inquadra la porta. Energie nuove ad inizio ripresa, Alessandrini per Broccoli, Ceramicolo per Lavanna. Ottavo minuto dall'angolo di Muratori, spizzata di Arduini e reattivo Buriani. Al 12esimo dalla parte opposta Manganelli, telefonata per Alessandrini. Contropiede interessante al 15esimo Buriani, in uscita anticipa Rossi, Arduini cerca ma non trova il gol della domenica. 22esimo allora dalla bandierina Muratori,
Sabatini indirizza di testa, si salva in due tempi l'estremo anconetano. Il 24esimo è la volta di Tebaldi che manda di alto. D'altra parte è invece Remedi a vedere sfumare il suo destro a giro. Al 35esimo buon invito dell'entrato Simoncelli di testa, Rossi non inquadra la porta. Al 38esimo punizione di Tebaldi con i pugni, Buriani, botta di Arduini sporcata da Muratori, salvataggio della difesa ospite. Il gol cercato finalmente arriva al 47esimo, Simoncelli con i piedi respinge Buriani sulla sfera, Sabatini cerca la porta ma trova Rossi che buca la rete. Esplode la gioia sugli spalti, Alessandro Rossi al 47esimo va a centro e interrompe così il proprio digiuno che durava dalla decima giornata. Gioia sporcata però dal doppio giallo che il direttore di gara decide di infliggere all'attaccante rossoblu per le parole che rivolge al pubblico. Al Maggi dunque Gabice gradare uno bel vedere, uno Adriatici che conquistano seppure faticosamente l'agoniato punto, 20 ora quelli in classifica. E allora il cecchino Alessandro Rossi torna a segnare, speriamo che davvero questo gol sia di buon auspicio per la cavalcata del Gabice Gradara, riconfermato come sempre, rimane alla guida Paolo Cangini, quindi il tecnico che in settimana insieme al gruppo dovrà affrontare bene due sfide, ossia quella di mercoledì relativa alla semifinale di Coppa in casa alle ore 14:30 contro Vigor Castelfidardo e poi invece quella di sabato che andremo poi a vedere più da vicino. E allora voglio coinvolgere il nostro ospite Fausto, intanto complimenti per il campionato che state facendo, questo ovviamente l'abbiamo ribadito anche prima ma è sempre giusto farlo, e poi ti chiedo invece, visto che tu comunque e la tua squadra è terzo anno se non erro che siete in promozione, quindi sì, già comunque conoscete questo tipo di campionato, ti chiedo che livello di campionato abbiamo trovato quest'anno e avete trovato quest'anno? Secondo me quest'anno, a differenza degli altri due anni che abbiamo trascorso in promozione, è un livello leggermente superiore. Cioè, per noi personalmente è un po' anche più bello perché ci sono tre o quattro squadre più vicine, quindi un po' più derby, cioè tutte le tre squadre di Senigallia, e quindi è bello, tutte le domeniche ci sono scontri tra amici, diciamo, nemici quando si gioca, poi amici quando... è un bel campionato. Senti, lo dicono tutti comunque, non è che... Assolutamente sì, assolutamente sì. La squadra un po', o le squadre magari, dalle quali ti aspettavi un po' di più e invece la squadra sorpresa, a tuo avviso? Questo si dice da tutti, che fino a questo momento quello che ha deluso di più è l'Olimpia Marzocca, perché era attrezzata per fare un campionato, diciamo, non dico da soli, però di vertice proprio assoluto. Adesso non è che sono messi malissimo perché sono terzi in classifica, però magari da quelle che erano le aspettative iniziali esatto. Sono sotto ecco, le aspettative. Ma le squadre, per il resto, per come le conosco, adesso la delusione più grossa in questo momento è il Gabice Gradara. Da quello che conoscevo, anche se quest'anno magari loro sono neopromossi, però noi l'avevamo incontrati anche quando eravamo in prima categoria, esatto, quindi avevamo conoscenze dirette, e erano partiti molto bene. Adesso non so cosa è successo di preciso, però in questo momento forse è la squadra che ha deluso un po' più di tutti. Per il resto penso che è un po' nella norma, adesso non è che conosco benissimo tutte le squadre, però ecco, in linea di massima quelle che sono davanti erano quelle che erano un po' più accreditate. Sì, cioè noi non è che pensavamo di stare primi in classifica, noi avevamo fatto una squadra un po' più attrezzata dell'anno precedente, come ripeto, perché volevamo festeggiare questo 50 anni con, esatto, magari con una soddisfazione di arrivare ai playoff, a disputare un turno dei playoff. Le cose stanno andando per il meglio, quindi meglio non parlarne perché non si sa mai dopo se si rompe qualcosa. Senti, l'unica vostra sconfitta, se non è Rosimana, correggimi se sbaglio. Sì, alla seconda del girone. Ecco. All'inizio non eravamo partiti proprio bene, con il piede giusto. Le prime tre o quattro partite abbiamo un po' sofferto, poi ci siamo un po' quadrati dietro e da lì abbiamo preso una marcia veramente, nelle ultime sette o otto partite, veramente inarrestabile quasi. Assolutamente sì. Senti, capocannoniere Api, cosa ci puoi dire di questo giocatore? Api è, per noi prima era un nemico perché vive a 4 km dal paese nostro, quindi sai, c'è rivalità. Ma lui ha fatto una carriera bellissima perché è arrivato a giocare in categorie più alte, quindi esatto. È un ragazzo bravissimo, è una persona che
di cui non possiamo dire niente, possiamo solo che fargli i complimenti. Senti Fausto, guardiamo anche il prossimo turno perché c'è ovviamente il big match di giornata che vi vede affrontare fuori casa l'Atletico Alma. Faccio un piccolo inciso, sabato 17 invece ci sarà la sfida tra Olimpia, Marzocca e Gabice Gradara. Che sfida ti aspetti invece relativamente a Atletico Alma e Lario Lorenzini, Fausto? Già stiamo in trepidazione. Immagino. questa è la partita della vita, diciamo, calcisticamente parlando. In questo momento siamo in una buona condizione di forma. Io ieri sono stato a vedere giocare anche loro stanno veramente bene, si vede, stanno facendo un bel calcio, quindi c'ha tutte le prerogative per avere una bellissima partita. Dopo questo sul calcio tante volte non viene fuori perché c'è tante altre situazioni, oppure anche la tensione, oppure... Certo. Cioè noi, che devo dire, se riusciamo a fare risultato pieno penso che sarebbe il massimo, però ecco, già non perdere sarebbe una grande soddisfazione e anche a livello di classifica una partita in meno. Assolutamente sì. Intanto complimenti e ti ripeto, dai auguri per questo proseguo del campionato. Grazie a tutti. E allora Daniele, ci spostiamo allora in prima categoria. Girone H, Romagna, andiamo a vedere quello che è successo attraverso le schermate, risultati e classifiche, acceleriamo un po' i tempi. Questi risultati, innanzitutto facciamo in bocca al lupo a Riccardo Bettini, giocatore del Nuova Fete che si è infortunato ieri, l'ambulanza in campo, purtroppo stagione finita da lui, la società ci teneva appunto a dargli in bocca al lupo per il recupero immediato. Le novità sono appunto il Pietracuta che adesso vince sul campo del Misano e scavalca in classifica proprio l'Igea, il Granata che perde sul campo delle Nuova Fete. Andiamo a vedere anche la classifica con il nostro Stefano Papini, eccola qui, Pietracuta vedete al comando a 44 punti, segue l'Igea Marina a 43, Verrucchio 35, Granata 31, ci spostiamo in zona playout, Visse Nuova Fete 26, Junior San Clemente 25, Poggiobelli 21, Romagna 16, Villa Alta 8 punti. Arriva un altro messaggio anche da casa, saluto i due conduttori, due grandi conduttori, Peppo Mandrelli e Bai, dirigente del Nuova Fete. Lo grande salutiamo Peppe. Anche a lui. Allora, l'ha annunciato lui, andiamo a vedere il servizio tra Nuova Fete e Granata. Quarta partita utile consecutiva per il Nuova Fete, terza vittoria di fila comunale tra Poggioberni, Colonnella e Granata, con in mezzo il pari di Miramare. Vincono le altre dirette concorrenti per la zona salvezza, eccezione fatta per lo Junior San Clemente, ma con un Nuova Fete così il tecnico Dennis Guerra sa e afferma. Sì, è stata una partita giocata con il cuore, con la grinta, la determinazione, la voglia di portare a casa tre punti. Quasi sempre è stato così, purtroppo non c'era mai riuscito, questa volta invece è servito il cuore, la grinta, la determinazione e siamo, anche con la fortuna, siamo riusciti ad arrivare a... Mentre Andrea Cantoni riassume così la quantità di gioco creata dai suoi. Io ringrazio i miei ragazzi, è andato tutto, abbiamo fatto una gran bella partita, per oggi sinceramente saremmo potuti giocare fino a mezzanotte ma la palla proprio non entrava, ho perso il conto delle occasioni che abbiamo avuto ma non ce l'abbiamo fatta oggi. Granata pericoloso già al primo con Sabia, cross al centro, colpo di testa di Samori, Ronci si fa trovare pronto. Dall'altra parte, dalla bandierina, Fraboni pennella per la testa di Tommaso Raffaelli che non tradisce l'appuntamento con i gol. Terzo centro di stagione per l'attaccante gettato nella mischia da Dennis Guerra fin dalle prime battute. La felicità è ovviamente d'obbligo. Granata che risponde con una punizione di Sabia, deviata da terra da Fiori, con Ronci che si rifugia in corner. Da applausi l'intervento in spaccata della rete del Granata, altrettanto la parata dell'estremo di casa. Fiori che ci prende gusto, recupera il pallone e spara verso la porta avversaria non centrando il mirino. Sabia sulla fascia invece vince un contrasto, mette al centro, Raffaelli allontana momentaneamente sui piedi Savori che va subito alla conclusione, non inquadrando il bersaglio. Su finire di prima frazione di gioco, contropiede del Granata sciupato malamente da Pagliarani che in 2 contro 1 preferisce anziché servire il compagno, tentare la solo personale, alzando la mira. Ad inizio ripresa lo scenario non cambia, Granata che su punizione chiama l'intervento Ronci sulla respinta, colpo di testa di Ugone, traversa piena, poi batti e ribatti e la palla viene gettata in corner. Dalla bandierina, altra mischia in area di rigore, colpo di testa questa volta di Casali, è il palo a negare la gioia del gol al difensore centrale. Sortita offensiva del Nuova Fete, Cupi disceso sulla destra, traversone per Stefanelli che di testa mette alto. È la volta di Sebastiani che dopo aver raccolto un traversone e aver conquistato nuovamente palla va alla girata, ma Castagnoli c'è. Ma quello che succede dopo in area avversaria è da panico. Tiro di Magrini, altra mischia, batte e ribatti, zappata finale di Sabia che centra la gamba di Ronci, ancora una volta pronto a negare la gioia dei gol agli avversari.
Granata che insiste, palla a cercare il neoentrato Murria, tira a giro, palla fuori di un nulla. Fiori vuol cercare la via del gol. La calcio di punizione, Ronci respinge efficacemente. Sliding doors e la porta della felicità passa sul terreno dei padroni di casa. In contropiede Sebastiani prende palla, uno contro uno, mette a sedere Magrini e infila Castagnoli. 2-0 e quarto centro di stagione per la zanzara gialloblu. Sembra finita, Fraboni vuole incidere da calcio piazzato ma Castagnoli controlla la traiettoria. Entra l'ambulanza, gioco fermo per 6 minuti, Bettini lascia anzitempo in campo, per lui si teme il peggio. Da parte nostra vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione al centrocampista gialloblu che fino a quel momento era stato autore di una partita memorabile. L'ultima emozione in pieno recupero la regala il neoentrato Murria che con il tiro a giro questa volta trova Cupi a deviare la propria traiettoria con Ronci che viene scavalcato dal tocco del compagno. 2-1 e fine dei giochi. In mantra di guerra compie la missione impossible gettando il tutto per tutto mentre il Granata si dimostra formazione di alta classifica. Cantoni avrà sicuramente da divertirsi. Complimenti al tecnico del Granata perché è una bellissima squadra, ormai grazie anche a Nuova Fete che è una squadra di VGA abbiamo potuto ammirare questo campionato e ti dico la verità, dopo il Verrucchio credo che sia la squadra che mi ha più impressionato in questo girone, anche più di Pietracuta e Gea Marina. Vanno i miei complimenti al mister, al presidente, ma anche a tutti i giocatori. Rinnoviamo ovviamente gli auguri al centrocampista del Nuova Fete, Riccardo Bettini. Sì. Siamo in chiusura, tra poco in Sport Up, tutto su Rimini Calcio con il patron del Rimini Giorgio Grassi, questo è il prossimo turno, io qui ho sottolineato proprio due sfide importantissime, il derby della Valmarecchia, Pietracuta e Verrucchio e il derby della Valconca, Morciano, Vis, Misano. Bene, Veronica, grazie di essere stata qui tra noi. Grazie a te Daniele, appuntamento ogni lunedì 19.55, calcio di rigore. Salutiamo Giacomo Alpini. Ciao a tutti. Salutiamo Marcello Canio, dirigente della Polisportiva Stella, grazie. Salve, Marcello. Il difensore del Cervia Giuseppe Catalano. Buonasera. E il direttore generale Fausto Rossini dell'Ilario Lorenzini. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Grazie a voi per averci chiamato. Grazie ancora, tutto su Sport Up. Un'impresa dirlo su te.